Ciao a tutti gamers e bentornati alla vostra Linux. Riprendiamo con il nostro Crash Bandicoot. Nell'ultimo episodio ci siamo fermati dopo essere riusciti a fare tutti i livelli del quarto piano, così poi da sconfiggere il sottoposto del dottor Neocortex, ovvero dottor Engine, se non mi ricordo male, che si chiama così. Bene gamers, prima di iniziare vi invito a lasciarmi un bel pollicione in su, mi raccomando, per supportare il canale e la serie. Se non siete ancora iscritti, mi raccomando, iscrivetevi. Infine gamers, per tenervi sempre aggiornati, vi invito a cliccare la campanella in alto a destra, ovvero il tasto di notifica, così almeno quando io aggiorno il canale vi arriverà un messaggio. E dulcis in fundo gamers, se volete farmi qualche domanda in particolare, risponderò a quelli che metteranno all'inizio l'hashtag AskNinuxTheGamer. Mi raccomando, è molto importante. E anche un modo per comunque avvicinarmi a voi. Ovviamente se volete utilizzare altri strumenti di comunicazione come Facebook, Instagram o Twitter, sono lì, sono disponibili. Bene gamers, direi di iniziare subito a Pinston It Away. Molto bene gamers, mi stavo dimenticando l'ultima cosa importante, ovvero uno di voi, uno dei miei carissimi iscritti, che innanzitutto ringrazio, poiché mi dispiace dirlo, però è l'unico che mi ha fatto una domanda, ovvero Omar Bashir. Spero che il nome l'ho detto in modo adeguato e giusto, poi me lo dirai tu se mai vedrai questo video qui. Mi ha chiesto quanti anni ho. Ebbene gamers, ho la bellezza di 26 anni, sono un po' vecchiotto. Un po' vecchiotto per aver intrapreso comunque questa avventura qui su YouTube, lo so. Però io lo faccio più che altro per divertimento personale, ecco. Non è che ho secondi fini, se in futuro può trasformarsi in qualcosa di decente, ben venga, però non ho queste speranze, poiché, oddio, guardate, è pieno di persone che comunque fanno gameplay tipo simile al mio, quindi ha voglia, cioè nel senso, boh, se arriva ben venga, se non arriva pazienza. La fantomatica fama con centinaia di migliaia di iscritti, sì, fa piacere, almeno per gli sforzi anche che sto facendo mi aspettavo un qualche iscritto in più, però vabbè. Comunque, Omar Bashir, grazie per avermi fatto questa domanda. E se ne avete altre, invito anche voi gamers, se ne avete altre, in modo particolare. E magari se ne arrivano talmente tante, farò un video apposito. Cioè, se è un video con le nostre fuck. Mi raccomandi, fuck, ovvero domande, non l'altro termine, sporcaccioni. Ok. Allora, cominciamo. Allora, questo onestamente non me lo ricordo, devo essere sincero. Ma sincero, sincero, sincero. Allora, vediamo un po'. Questo come funzica? Ok, questo funziona così. Questo così. Va bene. È tutto sommato abbastanza semplice. Spero. Ok. Qui va un po' a ritmo. Vai. Perfetto. Ah, questo qui ha la corrente. Ah, orca, io sono andato proprio addosso. Che scemo. Oh, che pelo. Ok, testa beccata. Andiamo in qua. Ah, guarda lì. Vai. Ah, tre casse su, non penso proprio. Ok. Andiamo di qua. No, niente, a posto. Vai. Perfetto. Anche qua. Adesso arriva il checkpoint, rendetevi conto. E questi? Ah, questi posso beccarli con il calcio sotto. Ok. Adesso no. No, ma scusa, aveva i tentacoli giù. No, niente. Poco male. Ok. Ah, questo è un calcio. Occhio attento. Fate un calcio. Ok. Un calcio anche a te. A te devo aspettare un attimino. Ok. Perfetto. E qua? Vai, salta. Perfetto. Mamma mia, se ce la faccio a far questo. Ok, però voglio le mele. Le mele, i frutti Boompa. I Boompa Fruits. Ok.
Che fa niente. Ok, anche te. Vai, perfetto. Checkpoint, il cristallo è qui. Anche te, Bugda, meglio. E... no, come ha fatto a sprecarlo? Come ha fatto a sprecarlo così? No. Ok, e questo? Non funziona. No, non fa niente. Ok. Ah, ecco com'è che funzionava l'affare là. Spara i raggi. Che stronzo. E quello che cos'è? Ma il bonus? Devo andare sotto? Eh sì. Allora, com'è che funzica? Ok, andiamo piano. Perfetto. Olè. Qua è tosta, eh. Al pelo. Il problema adesso è tornare indietro. No! Lo sapevo, porca vacca. Farlo all'incontrare è un macello. Vai, riproviamoci. Poi se sono nitro mi incazza come una bestia, però. Al pelo. Fa niente. Onestamente non sono riuscito a tornare indietro per di là, e quindi non so se sono scatole di nitro o meno. Spero di sì, perché sennò urchiamo. Ok, qui devo fare un salto mega ultra lungo. Ok. No, ma ha colpito alla fine. Vabbè, dai, almeno ho preso il checkpoint. E qua? Ah, capisco. Perfetto. Occhio, occhio, occhio. Ecco, mi ha spinto giù. Bastardo di un ricercatore. Sottopagato. Facciamo fuori questo, che mi ha rotto un po' le scatole. E questo? Che cacchio faccio con questo qua io? Vai. Ok. Salta. Perfetto. Andiamo piano. Sacra vita. Perfetto. Checkpoint per noi. Vai. Oh, andato giù, meno male. No, sì, ce l'ho fatta. Basta, è finita qua. Stavo peggio. 35 su 69. Ah già, non c'era. Però in effetti non ho trovato qualcosa che mi faceva esplodere le nitro. Niente, dai, no problem, lo rifarò. Oh, eccoci qua. Speravo almeno in una gemma, però niente, dai. Ok gamers, qui ho tagliato un pochino, quindi faremo Spaced Out, ovvero l'ultimo, e poi penso che sfideremo Neo Cortex. Vediamo, Bene, eccoci qua. Vediamo qual è che è. Osti, questo qui è quello forte, quello tosto, quello livello dei super mega ultra. Questa sarà una pacchia. Porca boia, me lo aspetto. Vai. Ok. Vai anche tu. Boom. Ovviamente mi manca la gemma, grazie.
Però non ho tempo di pigliare le gemme, quindi non riesco, anche volendo. Come cacchio ha fatto a beccarmi? Andiamo un pelino indietro. Ma questo non si arrotola mai, no? Boh, vediamo un po'. Ti arrotoli adesso? Ti arrotoli adesso? No! Perché ho visto il cerchio lì che lievita e vaffa un bagno, ma che cacchio. Ok, vai giù. Perfetto. Ok, eccoci arrivati qui al checkpoint. Vediamo un attimino. Ok. Vai di qua. Ritorno normale. Bravo. Vai. Vai. Boh, spedito via. Vai. No. Porca boia. Niente, dai. Poco male. No, che demente. Ma dai, ma non si può essere così deficienti però, eh. Bugda. E doppiamente deficienti. Triplo deficiente. Che ho sprecato tutte le robe. Come un piccio. Ah, vai, va. Vai. No, è impossibile. Faccio troppe scivolate e dopo mi inciuccia. Vabbè, dai, adesso ho buggato massimo e quindi ammazzo tutti. Via! Oh, vi secco tutti. Vi secco tutti quanti, dal primo all'ultimo. Mi avete rotto le balle, ma vi faccio secchi. Mi sono arrivato anche al checkpoint. Via. Vai. Vai, 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 vai. Oh, andiamo giù. E questo com'è che è? Vai, prima che ci ciuccia per bene. Urca qua. Ma sarà tostissima. Mamma mia. Cosa ho fatto? Cosa ho appena fatto? Orche qua? Oh no. Ok, vediamo un po'. E qui come cavolo faccio? No, 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 no. Oh sì, 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 sì. No, però no. Cacchio, non l'ho rotta. Porca boia, non l'ho rotta però. Vai. No, porco diavolo. Ok, adesso posso romperla. Perfetto, la stragrande. Era quello che volevo. Oh, finalmente. Cioè, guardate qua. Mamma mia, ho visto adesso la roba. È vero che adesso il bug da però. No, dai, qua. No, ma che voi siete. No. Ma che voi siete matti però. Questi sono matti proprio. No. Ma no, non ci credo, dai. Vai. Ok. Devo stare attento alla pressa. Ok. Vai. Ah no, c'è anche quello. Porco cane. Vai. Ok, checkpoint. Mamma mia che bucio. Ma lì devo aspettare che fa avanti e indietro. Ok. No, il problema adesso è quello lì. Accidentaccio. Vediamo se riesco a fare il tocco magico.
Vai, salta. Mamma mia. Cristallo. Oh. Dimmi che manca poco. Dimmi che manca poco. Dimmi che manca poco. Per l'amor del Signore. E veramente non ne posso più. Oh, bastardo. Ma te la sei meritata, stronzo. L'ho finito? L'ho finito! Sì! Sì, anche la gemma! Sì! Sì! Mamma mia, gamers, il livello più bastardo di sempre. Oh, finalmente. Oh, morrivi tu, maledetto. Sì, il mio piano è quasi completo. È tutto grazie a te, Crash Bandicoot. Angie, che succede? Interferisce col nostro segnale? Crash, Cortex non userà i cristalli per contenere l'energia del pianeta. Ma va? Certo che Crash è comunque proprio un babbone. Per l'interruzione. Crash, portami i cristalli! Bene, gamers, finalmente dottor Neocortex. Vediamo se questa volta riusciamo a farli per la seconda volta il bucio. Allora, non mi ricordo per niente come funziona. Ah, giusto, il jetpack. Allora, sconfiggi Cortex prima che raggiunga la seconda. Ok. Vai! Beccalo, ma perché non lo becchi? Oh, uno è andato. Vai che. E ciao. Dai. Vai. Mamma mia. Magico Nilox, magico! Gli ho fatto beccare le bombe. Vai. No, stai sotto. Ok, bravissimo. Vai. Beccato! Sei! Cos'è che hai ricevuto? Tieni premuto R2 mentre corri per muoverti più velocemente. Ah, bene, bene. Bene, finisce così? Cosa pensi sia successo a Cortex Crash? E che cosa mi dici del vortice Cortex? È ancora lì. Ma penso proprio di sì, eh? Molto bene, gamers, siamo riusciti a concludere anche Crash Bandicoot 2 Quarter Strikes Back. Senza troppi fronzoli, non vedo l'ora di iniziare Crash 3 Warped. Forse... no, non dico il mio preferito, comunque, perché mi piacciono tutti e tre, devo essere onesto. Bene, se il video vi è piaciuto, gamers, vi invito a lasciarmi un bel pollicione in su, mi raccomando, per poter supportare il canale e la serie. Se non siete ancora iscritti, mi raccomando, iscrivetevi. Infine, gamers, se qualcuno di voi vuole farmi una domanda in particolare, basta che metterà all'inizio hashtag AskNiloxTheGamer e io vi risponderò. Poi, se ce ne saranno abbastanza, come dicevo prima, farò una specie di FAQ, un video, dove risponderò a tutte le domande che volete. Bene, gamers, io direi che possiamo salutarci qui. Un salutone qui dal vostro Nilox e ci vediamo a Crash Bandicoot 3 Warped. Ciao, gamers!